Buonasera, sono Piero Petrucci, direttore dei servizi generali amministrativi del Liceo Tasso di Roma. Oggi tratteremo l'argomento l'attività negoziale nelle istituzioni scolastiche. Per quanto concerne la normativa di riferimento, dobbiamo subito dire che questo è un periodo di grandi cambiamenti per quanto concerne appunto questa normativa, poiché negli ultimi 2 anni, a partire dall'aprile del 2016, c'è stato un pochino cambiato tutto l'orizzonte normativo, perché è stato emanato il decreto legislativo 50 del 2016, comunemente chiamato codice degli appalti. Subito dopo, nell'aprile del 2017, è stato emanato un correttivo al decreto legislativo 50, decreto legislativo 56, appunto, del 2017. E a novembre del 2018, finalmente, dopo 18 lunghi anni, è stato modificato e quindi è entrato in vigore il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche. Dopo 18 anni, perché il precedente era il famoso decreto interministeriale 44 del 2001, che appunto ha visto diciamo, la sua vigenza fino al novembre del 2018. Ora, per quanto concerne queste tre fonti normative, subito dobbiamo dire che le prime due, quindi il decreto legislativo 50-2016 e 56-2017, sono chiaramente delle normative di tipo generale, poiché vengono applicate a tutte le amministrazioni pubbliche, mentre il decreto 129 del 2018 è assolutamente solo un regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche. Quindi qui potrebbe in qualche maniera ingenerarsi qualche confusione. I primi due, quindi normativa generale, il secondo, quindi decreto 129 del 2018, è una normativa speciale. Già a partire dal 2001, dopo l'avvento dell'autonomia scolastica, si è pensato che le istituzioni scolastiche potessero avere la necessità di avere un proprio regolamento, proprio in virtù del fatto che le stesse sono assolutamente delle amministrazioni pubbliche un pochino sui generis. E allora, nel solco appunto dell'autonomia organizzativa che è stata data, diciamo, alle istituzioni scolastiche, l'autonomia funzionale, si è anche pensato nel tempo di dare una nuova veste a questo decreto. Ci si è provato tantissime volte. Finalmente, dopo 18 anni, è stato tirato fuori questo nuovo regolamento che in qualche maniera impatta un pochino sul norma di riferimento, ma fondamentalmente va un pochino anche ad armonizzare la norma di riferimento, quindi quella generale rispetto alle istituzioni scolastiche, poiché nel vecchio regolamento di contabilità tante norme erano un pochino desuete e quindi c'era necessità di armonizzare e modulare, rimodulare appunto questo regolamento in funzione di tutto ciò che già è in vigenza. Diciamo che questo regolamento, codice degli appalti, abbiamo detto che è il decreto legislativo 18 aprile 2016 e viene posto in essere in attuazione a direttive dell'Unione Europea 200, 2014 numero 23, 2014 numero 24, 2014-2025. È chiaro che lo Stato italiano, essendo membro dell'Unione Europea, ogni tanto deve andare a recepire queste direttive che vengono poste in essere dagli organi dell'Unione Europea. C'è anche da dire che noi tante volte, come Stato italiano, recepiamo queste direttive un pochino in ritardo rispetto agli altri stati membri dell'Unione Europea e tante volte veniamo anche sanzionati e vengono aperte proprio delle situazioni di sanzionatorie della Corte di Giustizia europea proprio per mancato recepimento o tardivo recepimento di direttive europee. Il decreto legislativo 57 del 2000, 56 del 2017, scusate, viene comunemente detto correttivo. Il correttivo è stato necessario perché in qualche maniera, evidentemente, questa norma che era stata emanata nel 2016 aveva un pochino di defaillance e quindi è stato necessario apportare subito un correttivo. Ora c'è da dire una importante, c'è da fare un'importante considerazione.